Benvenuti a Ventimiglia per la 50ª edizione della Battaglia di Fiori. Cinquantesima edizione della Battaglia di Fiori a Ventimiglia. Mara, cosa succederà in questi giorni? Ma guarda, succederanno delle cose eccezionali. Intanto è già cominciato un corollario di manifestazioni con il centro storico in fiore, dove si sono viste delle corbeille meravigliose, ma anche dei punti strategici di Ventimiglia resi affascinanti proprio dalle sculture floreali. E ci troviamo in un terrazzino spettacolare privato del centro di Ventimiglia, di una casa di un privato. Perché cosa succede, Claudio, in questo centro storico meraviglioso? Ho deciso durante la manifestazione della Battaglia dei Fiori di aprire una serie di terrazze e soprattutto i giardini pensili. Ecco, questo è il fulcro di questa apertura, sono i giardini pensili. Giornali dell'epoca che parlano proprio di questa battaglia, vero? Certo, i giornali che abbiamo esposto, ne abbiamo uno del 30 e poi la ripresa dopo la guerra del 48 in avanti fino agli anni recenti, e ci sono delle curiosità come quello di Rita Hayworth che manda i suoi auguri. Poi mi parlava del National Geographic addirittura. La battaglia negli anni 60 era al culmine, era una delle manifestazioni più importanti italiane, come il Palio di Siena, come il Via Reggio, le Regate Storiche di Venezia, e National Geographic fa un bellissimo servizio su questa battaglia con due pagine intere di fotocolori. E poi le vetrine nel centro cittadino che richiamano l'evento della battaglia e la sua storia, quindi questo è stato il prologo, e naturalmente da questo momento il Corso Fiorito in notturna e presenterà i carri con tanta animazione, dalle ballerine brasiliane al latinoamericano, insomma vedremo anche la danza del leone, la danza tipica cinese. Allora, come si giudicano i carri? I carri devono avere determinate misure, abbiamo controllato le misure, abbiamo chiesto la quantità dei fiori che ci sono, perché anche il regolamento cita anche il numero minimo dei garofani e così via, tutte queste questioni tecniche. Diciamo che l'aspetto estetico ovviamente dovremmo cominciare da stasera e domani mattina e domani pomeriggio. Quindi. Commissario, un'emozione incredibile. Sì, è bellissimo, è ancora più bello, li abbiamo visti ieri sera e li stavano ancora addobbando, questa sera che hanno sfilato nella loro interezza e meraviglia sono stupendi, io spero che abbiano emozionato tutti come hanno emozionato me. E poi naturalmente la famosissima Notte Bianca, vero? Che seguirà quindi animazione in tutta la città, 30 punti musicali, e immaginate quindi quanta allegria, quanta musica, quanta voglia proprio di stare insieme ci sarà a Ventimiglia. Naturalmente poi il clou sarà domani, noi avremo la sfilata delle moto Ducati che comunque si presenteranno con un flash questa sera, ma domani sfileranno le Ducati d'epoca e sarà appunto l'inizio
di quella che è lo di quello che sarà lo spettacolo più bello del mondo, la Battaglia di Fiori nel suo cinquantenario, e quindi questa apoteosi di carri che sono delle strutture meravigliose, naturalmente contornate da bande, da figuranti, da animazione, quindi festa nella festa. Da Miss, mi ricordo che ci sono anche le Miss sui carri. Ma certo, ogni carro sarà presieduto da una Miss, perché avremo proprio un concorso patrocinato dal secolo XIX che eleggerà la Miss Battaglia di Fiori 2013, quindi anche qui bellezza non la bellezza. Questa gioia proprio per aver vinto il 50esimo anniversario della battaglia, sono più felice del mondo, veramente. Facciamo una vedere sta coppa, alziamola! Guardala. Un grande urlo! Guardala. Con Spider-Man! Grazie. Ciao a tutti, grazie. Allora, ciao. Presidente, un'emozione incredibile, siamo arrivati alla fine. Sì, siamo arrivati alla fine, è triste dire la fine, perché ogni anno sembra sempre che sia l'ultimo. Ma non è così, non è così. Ho sentito che ha detto che era veramente emozionato quest'anno. Sì, in effetti quest'anno sentivo molto di più l'emozione. Io ho fatto tantissimi carri, però quest'anno c'era il cinquantenario di maggio e i carristi l'hanno sentito, ecco, infatti i carri erano stupendi. Allora, dopo tanto lavoro, finalmente uno dei carri protagonisti della Battaglia di Fiori è pronto, vero? Sì, esattamente. Come potete vedere, abbiamo finito in questo momento. Pinocchio infiorato dagli infioratori di Ventimiglia. E voi siete di? Le Sgavaudore. Cosa vuol dire Sgavaudore? Trottole. Questo carro rappresenta i 50 anni, le 50 edizioni della Battaglia di Fiori di Ventimiglia. Sono i carri che sparano i fiori? Sì, dovrebbero sparare i fiori, ma sparano anche i botti. E stiamo mettendo e abbiamo messo totalmente, quando avremo finito, 70.000 garofani circa. In quanti avete lavorato questo carro? Che fanno parte della compagnia, siamo circa una trentina di persone. Abbiamo rifatto un carro vincente nel lontano 53. E in versione moderna. Questo carro rappresenta il momento della Battaglia dei Fiori vera e propria. Si chiama infatti Viva a Battaglia. Rappresenta una nuova generazione, una vecchia generazione, una nuova con passaggio generazionale per un futuro che vada sempre avanti con i giovani. Quanti eravate a lavorare questo carro? Almeno una decina da partire da marzo. L'avete quasi finito? È già finito? Sì, siamo quasi finito. Rappresenta C'era una volta. Una volta
Cenerentola. La favola di Cenerentola. Ci vediamo alla Battaglia di Fiori. Ci vediamo alla Battaglia di Fiori questa sera e domani. E qui abbiamo scovato il tecnico, diciamo, del trattore, ma come funzionano questi trattori? I trattori funzionano che con le ridotte per agevolare la marcia lenta, in poche parole almeno riusciamo ad andare avanti senza fare grandi danni. Ma nel caso in cui si fermasse un trattore, cosa fate? Facciamo festa. E dalla 50esima edizione della Battaglia di Fiori è tutto. Ciao, all'anno prossimo! In collaborazione con Conad, Eurodrink e Banca di Caraglio.